terza vittoria consecutiva, seconda di fila interna per Lumana, che supera 89 a 70 la Fiat, sale a 30 punti in classifica e riaggancia Avellino sul gradino numero 2 del podio. Si allunga a 3 incontri la striscia negativa esterna di Torino, che rimane a quota 22 in graduatoria. De Raffaele deve rinunciare a Tonut, Vitucci non ha White e Mazzola, Hollins debutterà nel prossimo fine settimana, parte fortissimo la Reyer, che grazie ad un'ottima retroguardia e ai punti di Peric, McGee ed Egim si porta sul 25 a 9 dopo 10 minuti, più 19 per i lagunari al 14esimo. Poeta, Harway e Wilson non ci stanno, parziale di 23 a 5 in 7 minuti per i piemontesi, che rientrano a meno 1 al 20esimo, 36 a 35. In apertura di ripresa Egim, Bramos e McGee permettono a Lumana di toccare il più 10, la difesa dei viaggianti non riesce ad arginare l'attacco dei padroni di casa, che allungano 35 a 12 in 10 minuti, che vale il più 24 al 30esimo, più 27 in avvio di ultima frazione. La Fiat prova a rifarsi sotto, meno 10 al 38esimo, ma alla fine deve essere bandiera bianca, 52% dal campo e più 8 al rimbalzo per Venezia, contro il 39% degli avversari, 17 con 8 su 12 al tiro e 5 falli subiti per Peric, 16 con 4 su 8 da 3 per McGee, 13 8 palloni catturati e 7 assist per Egim, dall'altro lato 15 per Washington, 13 per Harway.